iniziare questo libro lo avete portato di fronte a pubblici diversi in situazioni abbastanza differenti una dall'altra, questa però ha un valore un po' speciale. Beh, certo, questi sono anche i luoghi che Lidia amava e quindi mi fa piacere poter essere qui con Cristina, la figlia, e con tutte le persone anche di questi luoghi per poter parlare di una donna coraggiosa, della sua vita che potrebbe essere stata la vita di tante persone, invece lei ha vissuto tutte queste cose insieme da sola e quindi è un grande esempio che suscita emozione ma dà anche tanto coraggio, perché la vita spesso ti può anche mettere davanti a dei dolori enormi e ti può anche buttare a terra, ma conta molto come ti rialzi, e Lidia ha saputo sempre rialzarsi. L'abbiamo definita una leonessa, una combattente straordinaria, con un'energia vitale che l'ha coinvolta e l'ha motivata in ogni modo possibile, è proprio così? Beh, io penso proprio di sì, perché ha fatto sempre delle grandi battaglie in nome di valori che per lei erano importanti e che vengono da lontano, perché vengono dai valori che gli ha trasmesso la sua famiglia, il padre, ma anche dal suo impegno nella lotta partigiana come staffetta, e tutte le sue scelte sono state sempre ispirate dalla Costituzione. Quest'anno la Costituzione compie 75 anni e come preside, come insegnante, Lidia ha sempre avuto ben chiari alcuni articoli della Costituzione: la scuola che deve essere per tutti, l'istruzione deve essere un luogo dove, un posto, cioè qualcosa che viene dato a tutti nello stesso modo, non è tanto il merito quanto le opportunità che si danno. E da preside è stata anche rivoluzionaria, proprio perché ha veramente sperimentato cose che negli anni in cui lei le ha provate non esistevano: il tempo pieno, la scuola aperta agli operai, gli insegnanti di sostegno, rivoluzionarie davvero in quegli anni. E nello stesso tempo un travaglio interiore anche come docente, come insegnante e come preside, perché la sua avventura tragica, la risposta che lo Stato le ha dato, le difficoltà e le umiliazioni che ha vissuto, a un certo punto l'hanno quasi portata a dire: io non posso più far parte di questo mondo. Lidia Franceschi ha combattuto una battaglia per la verità. Lei voleva sapere chi aveva ucciso suo figlio Roberto. È una battaglia durata 26 anni, si è sentita tradita dallo Stato per cui lei lavorava, però questa battaglia è servita anche lì per cercare di trasformare questo grande dolore in qualcosa di positivo e di bene. E infatti ogni anno, con quel risarcimento che lo Stato gli ha dato, la Fondazione Franceschi dà borse di studio a quegli economisti che avevano gli stessi ideali di Roberto, cioè che sognavano di ridurre le disuguaglianze nel mondo, vedevano l'economia come il mezzo per ridistribuire le ricchezze e non aumentare quel divario tra ricchi e poveri, insomma. E quindi oggi, a distanza di tanti anni, c'è una rete di ricercatori sparsa per il mondo che ha ricevuto queste borse e che crede negli stessi ideali di Lidia e che erano anche quelli di Roberto. Questa è terra di partigiani, siamo in una, anzi, delle zone d'Italia dove più si è combattuto, e abbiamo anche dei rappresentanti di altissimo livello che hanno dato tutto. La resistenza per Lidia cosa è stata? Perché lei alla fine della sua vita dice: ora è sempre resistenza? Beh, perché in effetti è così, ed è interessante proprio vedere quelle che sono state le sue scelte. È stato naturale diventare staffetta partigiana, portare quei foglietti pieni di ordini per i partigiani da una portineria all'altra di Milano. E però Lidia dice anche che serve una nuova resistenza, e racconta anche quello che secondo lei è la nuova resistenza. Lei dice: io ho dovuto combattere una nuova resistenza quando ha fatto la sua battaglia per la verità, però è anche nuova resistenza schierarsi per la pace e contro la guerra, è nuova resistenza schierarsi al fianco dei deboli contro i più forti, e quindi c'è lottare per la parità,
perché le donne hanno combattuto la resistenza, perché pensavano di costruire una società più giusta e più equa. E Lidia dice: e come mai qualcosa non è andato nel verso giusto, no? Perché sta parità non è mai arrivata, quindi anche quella è una nuova resistenza. E quindi lei ci ha creduto molto e non è finita la battaglia.